Si è parlato di questo ieri a Marsala a Palazzo Fici per il Bike and Dive Open Day, per promuovere ad appassionati e non questa nuova forma di turismo slow. Una giornata di incontri e dibattiti tra gli operatori turistici del territorio insieme a giornalisti di settore per valorizzare in tutte le sue valenze questi due nuovi approcci alla vacanza. Io mi complimento e ringrazio per questo lancio di questa idea proprio qua a Marsala, in questa città, che è una delle più belle dell'Italia, dico, non semplicemente della Sicilia, e quindi c'è molto da fare. Noi stiamo puntando molto sul turismo perché il turismo è il nostro volano, sono le nostre industrie, oltre all'agricoltura e la pesca è importante, ma sicuramente viviamo di turismo. Oltretutto l'aeroporto di Birgi è qua a portata di mano, quindi è facile arrivarci, così come l'aeroporto di Palermo si sta lavorando per mettere insieme in qualche modo, senza farsi la guerra, che è una cosa importante, e il porto che sta partendo, il porto turistico, proprio il porto privato, quindi tutte queste cose messe insieme, è perché è una pista ciclabile che mette insieme Marsala, Trapani, Palermo e tutta l'Italia, insomma, si sta lavorando anche in questo. Noi come Strada del Vino, il nostro compito non è quello di vendere vino, questo lo fanno le aziende. Le aziende già nel nostro territorio ne abbiamo moltissime, basta pensare che già le associate nostre sono 46, tant'è che mentre nelle altre strade del vino della Sicilia si parla di un solo itinerario che abbraccia le cantine o le aziende, noi dobbiamo fare diversi itinerari, perché ovviamente mettiamo a disposizione di chi viene a trovarci nella nostra città un ventaglio di opzioni, di tante aziende storiche che sono bellissime da visitare, ma anche tante nuove aziende che hanno fatto dei prodotti eccezionali, che ormai abbiamo superato il discorso che Marsala era conosciuta soltanto per il proprio nome, cioè il vino Marsala. Il progetto si sviluppa intanto e nasce dalla cooperazione tra due stati, che penso che sia una cosa molto bella, soprattutto in questo momento in cui sappiamo i momenti difficili che sta vivendo la Tunisia, e noi siamo stati lieti in questi due anni di costruire insieme a loro dei percorsi turistici proprio sul turismo sostenibile. L'altro ovviamente è quello che ci rivolgiamo a costruire degli itinerari che siano nuovi, diversi, che abbiano più appeal, che non rientrino tra le strade note che per fortuna, dico, in Sicilia non manca. Questo tipo di progetto legato alla sostenibilità ambientale, nuovi percorsi, ci vede protagonisti come territorio. La Sicilia occidentale credo che sia la meta più importante sicuramente in Sicilia, ma non solo, che può rappresentare una destinazione turistica essenziale per chi vuole trascorrere dei giorni piacevoli di vacanza, ma legati a un turismo migliore, nuovo e più sostenibile.